10 animali esotici più adorabili. Quali sono gli animali esotici più carini che puoi effettivamente possedere? Vuoi avere un altro animale domestico noioso? Oppure desideri un nuovo compagno animale che non sia come tutti gli altri? Beh, potresti optare per una tigre del Bengala come Mike Tyson, ma un gattone selvatico adulto è un bel po' impegnativo e non è esattamente quello che avevamo in mente per la classifica di oggi. Quindi, se vuoi far girare la testa alle persone o sciogliere alcuni cuori con il tuo nuovissimo ed insolito amico animale, rimani sintonizzato mentre scaliamo la nostra classifica dei 10 animali esotici più adorabili che puoi effettivamente possedere come animali domestici. Oh, e se pensavi che i granchi non potessero essere dolci, guarda la classifica fino alla posizione numero 1, perché questa unica creatura esotica renderà sicuramente il tuo acquario molto più carino. Ok, andiamo! 10. Il capibara. A prima vista potresti confondere questo bellissimo animale per un grande topo e avresti davvero ragione. Il capibara sudamericano è uno dei più grandi roditori al mondo e può pesare fino a 63 kg. Ma non preoccuparti, non avrai bisogno di una gabbia enorme, perché i capibara sono roditori semiacquatici. Quindi togli via la ruota del criceto delle dimensioni di un cane dalla tua lista, perché questo animale ha sicuramente bisogno di qualcosa più simile ad una piscina. Anche se è per lo più adorabile e dolce, il capibara può essere un animale domestico stimolante, soprattutto perché è estremamente sociale. Quindi, se hai intenzione di possederne uno, è meglio fare spazio per un altro paio di questi roditori. È legale da possederlo nella maggior parte del mondo, anche se alcuni paesi e stati possono richiedere una licenza speciale. Ma per questi animaletti simpatici ne vale la pena. 9. Il serval. Ora non possiamo tutti adottare una tigre reale del Bengala come Mike Tyson, ma la maggior parte degli amanti dei gatti amerebbe sicuramente di accontentarsi di questa bellezza selvaggia. I servals possono anche essere addestrati fin da piccoli. Questi gatti africani di taglia media sono abituati ai climi caldi e agli spazi aperti. Per voi proprietari di animali domestici, significa che avrete bisogno di una quantità enorme di spazio per il vostro gatto esotico, in modo da farlo sentire a casa. I serval richiedono molto esercizio quotidiano e amano giocare, quindi un giardino spazioso, probabilmente, sarebbe la soluzione migliore. 8. La volpe fennec. Come se già le volpi non fossero abbastanza carine, ti facciamo conoscere la bellissima volpe fennec. Queste volpi provengono dal continente africano e sono la più piccola razza di volpe del mondo. Arrivano al massimo ad un peso di 2 kg da adulti, ma lo stesso non si può dire delle dimensioni di quelle adorabili orecchie. Se non riesci mai a capire se preferisci un gatto o un cane, la volpe fennec potrebbe diventare il tuo animale preferito a quattro zampe. La volpe fennec può essere meglio descritta come un incrocio tra un cane e un gatto. Di solito sono animali giocosi ed energici come un cane, ma altrettanto indipendenti come un gatto. Quindi potrai anche lasciarli a casa da soli per qualche ora. Ciò che li distingue, però, è che in realtà non amano i giocattoli. Questo animale esotico può vivere fino a 15 anni. Ed è legale possederlo nella maggior parte dell'America, con l'eccezione di alcuni stati. Ma se muori dalla voglia di possederne uno, puoi spostarti sempre in un altro stato. 7. Tartarughe scatola. Anche se può essere difficile prendersi cura delle tartarughe scatola, sono dei compagni carini e vivono tantissimo.
come la maggior parte delle tartarughe, hanno un guscio e questa specie può vivere per un massimo di 50 anni, che può sembrare molto per un animale domestico, ma è ridicolo rispetto a Jonathan, la tartaruga più vecchia del mondo che ha 189 anni. Queste tartarughe amano fare il bagno in acqua di tanto in tanto per reidratarsi e rinfrescarsi, ma questo non le rende necessariamente nuotatrici professioniste. Infatti, queste tartarughe sembrano piuttosto goffe. Nonostante i loro becchi aguzzi, la pelle ruvida e squamosa e i piccoli artigli appuntiti, una tartaruga scatola può essere un'aggiunta davvero carina al tuo terrario. 6. Cincilla. I criceti ed i roditori in generale hanno la reputazione di essere tra gli animali più carini, ma all'estremità più esotica del mondo c'è una specie forse 10 volte più adorabile. È il cincilla. Il cincilla sudamericano può creare un rapporto molto profondo con il suo padrone, ma purtroppo è anche uno dei roditori più distruttivi. Ciò non vuol dire che siano pericolosi o qualcosa del genere, ma che semplicemente non gli piace essere coccolato. Amano correre per giocare, sono piuttosto attivi e si annoiano abbastanza facilmente, quindi avrai bisogno di più di una semplice ruota per criceti per tenere occupati questi ragazzini. Siamo sicuri che sarai d'accordo sul fatto che quelle orecchie gigantesche e quella coda soffice valgano lo sforzo. 5. Petauro dello zucchero. Se ti sei mai chiesto com'è possedere uno scoiattolo volante, allora dovresti acquistare un petauro dello zucchero. Mentre gli scoiattoli non possono essere addomesticati, i petauri dello zucchero sono la miglior scelta che puoi fare. E molti sarebbero d'accordo, anche perché sono molto più carini. Ah, solo a guardare quegli occhioni! Sembra che i petauri dello zucchero facciano in realtà parte della famiglia dei marsupiali, proprio come i canguri. Infatti le femmine hanno una specie di marsupio, dove tengono i loro piccoli finché non sono abbastanza grandi per volare via. Intendiamo planare da soli. Se ti stai chiedendo dove abbiano preso il nome, è perché amano mangiare quasi tutto ciò che è dolce, soprattutto frutta e verdura fresca. La parte migliore di questi nativi australiani è che amano giocare con i loro padroni. 4. Il kinkajou. I kinkajou sono piccoli orsi bruni del miele. Sono originari delle foreste pluviali e sono diventati sempre più popolari come animali domestici. Celebrità come Paris Hilton sono note per possedere un kinkajou e un petauro dello zucchero. Ma i ricchi e famosi non sono gli unici a trovare questi animali adorabili. Ma prendere la decisione di prendersi cura di un kinkajou non deve essere una cosa leggera. A questi animali notturni piace intrufolarsi ovunque e sono piuttosto disordinati. 3. Il geco crestato. Raccapricciante, ma comunque carino, nonostante mangi esclusivamente grilli e vermi della farina, il geco crestato ha un sorriso piuttosto singolare e le zampe minuscole. Guarda i suoi begli occhi! Lasceremo a te decidere se ne vuoi uno, ma una cosa è certa: il geco crestato è uno dei rettili più teneri che puoi possedere. Ha bisogno di poche cure di manutenzione ed ha una personalità divertente, che lo rendono uno degli animali domestici più popolari. Se stai cercando degli strani animali domestici per i tuoi bambini e non sei un esperto di rettili, questo geco fa per te. E ora è il momento di farti conoscere un animaletto che non è all'interno della nostra classifica, ma che non potevamo non farti vedere. Questa incredibile immagine ritrae una piccola scimmia appesa ad un dito. Questa razza di scimmie si chiama Uistiti pigmeo ed è il primate più piccolo del mondo. È un parente della nostra posizione numero 2. Questa piccolissima scimmia pesa circa 100 grammi
Queste scimmiette sono davvero le più carine della nostra classifica, ma non potevamo includerle perché è illegale possederle in quasi tutte le parti del mondo. 2. Scimmia cappuccina. La scimmia cappuccina è un primate che si vede spesso nei film e in televisione. È famosa per le sue piccole dimensioni e per il suo atteggiamento giocoso e malizioso. Ricorda la scimmia di Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi. Queste scimmie sono territoriali e molto intelligenti e vivono fino a 40 anni di età. Cioè 40 anni di pannolini, a meno che tu non possa insegnare alla tua scimmia a usare il bagno. Prima di guardare la posizione numero 1, non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per non perderti nessuno dei nostri contenuti. 1. Il granchio eremita. Se la tua definizione di animale domestico è dolce e soffice, i granchi eremita probabilmente non sono la prima cosa che ti viene in mente. Ma questa creatura può rendere il tuo acquario molto più carino, anche solo per i suoi occhi sporgenti e per la sua spiccata personalità. A differenza della maggior parte dei granchi, gli eremiti hanno un addome più piccolo e morbido, che proteggono adorabilmente, vivendo dentro un guscio di lumaca vuoto. Crescendo, devono continuare a trovare gusci sempre più grandi, perché ovviamente crescono di dimensioni. Quindi i proprietari di questi animali devono fornire progressivamente conchiglie sempre più grandi durante la loro vita, e questo contribuisce a creare un legame molto speciale tra il padrone e animale.